siamo giunti alla prima posizione, la prima classificata. Sogni tra i fiori di Maria Grazia Bonauro. Romanzo edito anche questo. Ciao Maria Grazia. Buonasera. Ringrazio la giuria, la dottoressa Carmela Gabriele, sono contenta di questo riconoscimento e sono felice di condividerlo con voi tutti presenti. Nello scrivere questo libro, Sogni tra i fiori, ho preso spunto dalle vicende della mia vita che sono state un po' trasformate in narrazione. È la storia di una donna che è triste per la fine di un amore, ma che alla fine trova dentro di sé la forza di reagire, la forza di un riscatto, di un incredibile riscatto, perché quando le cose non vanno bene bisogna avere il coraggio di cambiare e l'alternativa sarebbe solo una vita vissuta nel fallimento, nel pessimismo totale. Grazie. Adesso. Tra l'altro questo è il giudizio di Giovanni Andrea Negrotti. Un romanzo con un susseguirsi di immagini, uno scorrere di vita travolgente, molto ben distribuito, ricco di dettagli meticolosi, contemporaneo. Questo racconto, dalle mille sfaccettature, tocca i sentimenti più profondi, ci avvicina con dolcezza e poesia alla cruda realtà del vissuto del personaggio, una donna con i suoi sogni, gli amori, le passioni, le insicurezze, ma anche la tenacia e la forza di viversi e riscattarsi, nonostante la vita le riservi amare sorprese. Bene. Leggo uno stralcio dal libro. Mi trovavo nel giardino della mia casa in campagna. Il sole stava tramontando in una giornata di inizio primavera. Nuvole bianche galoppavano nelle praterie del cielo, tra le sue increspature, caracollavano leggere dietro i monti. Sembravano dipinte, così diafane e irraggiungibili. Sergio, al piano di sopra, stava correggendo i compiti dei suoi studenti, nello studio zeppo di librerie. Gli era piaciuto così, un ambiente ampio, stipato di libri, con un'intera parete a vetri che dava sul silenzio della campagna. Nel giardino di fronte, oltre la staccionata, i bambini giocavano comicamente con il triciclo, facendo lo slalom tra le aiuole. Sentivo i loro gridi belluini, misti a risate argentine, e i rebuffi ferioci della mamma. Federico, Ferdinavi, fate male a mamma, ma non ti preoccupare, mi piaceva guardarli. Salì la piccola rampa di scale, andai a stendermi sul tessuto morbido del divano e rilessi la lettera di Sergio. Un tempo quelle righe mi esplosero in testa, rifilandomi un'atroce sofferenza, feci una fesseria. Rivedendola mi sembrava che fosse trascorso un secolo da quella volta. Quelle parole non mi facevano più né caldo né freddo, le leggevo con sentimenti incolori. Grazie a tutti. Grazie, adesso procediamo con la premiazione. Eccola data.